Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Io sono Greta e oggi sono qui per farvi il Media Freakout Book Tag. Per fare questo book tag sono stata taggata da Roberta di Il Profumo delle Parole, che lei ha un blog e anche se non ci siamo conosciute su Instagram la ringrazio e niente. In realtà questo, piccola parentesi, questo book tag non l'avrei mai fatto se non fossi stata taggata, perché mi sembra quasi uno spoiler per quelli che saranno i preferiti del 2018, però sapete cosa, ci sta e quindi vado. E quindi iniziamo subito perché le domande sono tante e io parlo tanto, quindi partiamo. Premessa, sono stata molto in difficoltà a rispondere a queste domande, non so per quale motivo, ma sono stata molto in difficoltà, molto, molto, molto. Prima di iniziare con le domande però vi ricordo che se vi piace il mio canale, i contenuti che porto e se volete supportarmi e soprattutto se volete essere avvisati di tutte le varie notifiche dell'uscita dei miei video, di mettere la campanella, mi piace, mi raccomando, commentate. E niente, adesso iniziamo con le domande perché sono tante. 1. Il miglior libro letto. Io, tra perché l'ho appena finito, però mi sento di dover dire Città degli Orsi di Frederick Bateman. Io sono rimasta completamente affascinata da questo libro. Ve ne ho fatto un vlog di lettura che vi lascio linkato sotto se vi va di vedere quanto questo libro mi ha preso, e niente, ve lo lascio. Vi dire che è stato il migliore per una questione di emozioni. Le emozioni che mi ha suscitato questo libro, era da tanto che non mi sentivo così colpita, proprio pugnalata. Era dai tempi forse di Half Lost, e la dico pesante, se dico questo. Andiamo avanti. 2. Il miglior sequel letto. Ora, in realtà questo non è un sequel, però dirvi il miglior sequel sono trovata in difficoltà perché fino adesso non ho letto nessun secondo libro o libro di inframezzo di una serie, quindi io sono ritrovata costretta a dirvi l'ultimo di una serie, e quindi vi cito Rebel di La Nuova Alba di Alvin Hamilton, che è il terzo libro e conclusivo nella serie appunto di Rebel. E niente, mi è piaciuto tantissimo, vi ho fatto la recensione completa della trilogia che vi lascio linkata sempre qui sotto. Mi è piaciuto davvero tanto, la storia è sempre molto affascinante, c'è questa ambientazione incredibile e poi l'epilogo Andiamo avanti. 3. Nuova uscita che non hai ancora letto ma hai intenzione di fare. Allora, qui ve ne ho presi diversi, così per genere diversi, così da farvi capire un pochino che cosa voglio recuperare. Il primo fra tutti è Il figlio prediletto, che dovrebbe essere, se riesco vi lascio una foto, non sono sicura di riuscire a fare questa cosa super figa delle foto, ma ve lo dico. E Il figlio prediletto, che mi ispira tantissimo, è una storia che parla di omosessualità, però non riguarda la scoperta dell'orientamento sessuale, da quello che ho capito dalla trama, ma dalle ripercussioni che questo ragazzo subisce a causa di chi ama, di chi gli piace. Quindi c'è un lato un pochino più buio di questa realtà, e quindi insomma sono molto curiosa di leggerlo. Poi vi cito 2 fantasy, che sono uno il terzo libro della serie Dread Rising, ovvero Morningstar di Pierce Brown, se non mi sbaglio, e l'altro è invece Warcross, che soltanto che ancora non ho preso per colpa del prezzo che ha, esorbitante secondo me per un libricino tipo di 200 pagine. No, te lo puoi scordare, anche se dentro, se levate la sovraccoperta, è tutto arcobaloso, cioè vabbè. Comunque, al di là di questi disagi sulla copertina, mentre per citarvi un manga, anche se non credo esista in italiano, io l'ho visto in francese e è Beyond the Clouds, La Fillette Zombie du Ciel. Praticamente non ho idea esattamente di che cosa parli, però il sottotitolo, ovvero La Fillette Zombie du Ciel, mi ispira tantissimo e poi mi ricorda L'Apita, che è un libro, insomma, che è un film di Hayao Miyazaki, e quindi già, mio Dio, lo devo assolutamente leggere. Poi la copertina, se riesco ve la metto, ve l'ho detto, è super carina e mi ispira un sacco. E un altro libro in francese che mi ispira tantissimo è Interfil, tipo si chiamava, ve lo metto, dovrebbe essere una specie di Inside Out, perché anche lì si ha a che fare con le emozioni, e di una società, se ricordo bene, perché la trama l'ho letta tanto tempo fa, una società che interagisce e condiziona le tue emozioni, qualcosa del genere, mi ispirava parecchio, vi farò sapere. Ok, direi basta, ve ne ho detti anche troppi.
E andiamo avanti, 4, l'uscita più attesa della seconda parte dell'anno. Ovviamente in primis per completare una serie che ormai è di 3 anni che l'ho iniziata, Insidio. Insidio è il terzo capitolo e credo conclusivo della serie di Lumine. E io, cioè non vedo l'ora. E poi anche qui come Roberta vi cito Children of Blood and Bone, perché, non lo so, mi ispira un sacco come copertina e poi so che ha avuto molto successo. In realtà non so nemmeno di cosa parla, però lo aspetto proprio psicologicamente, lo voglio leggere proprio. La mia mente appena l'ha visto ha detto ok, questo lo leggo, quindi lo sto aspettando e quindi lui. La più grande, 5, la più grande delusione, oddio, la più grande delusione non lo so, però sicuramente sono rimasta parzialmente delusa da Ink di Alice Broadway e niente, vi lascio semplicemente la recensione che ne ho fatta perché credo che sia molto esplicativa visto quanto ho parlato e chiacchierato. E invece per citarvi una graphic novel vi cito Piccolo, anche qui vi lascio, che è una graphic novel che parla di giganti, una società di giganti, che mi ha lasciato un po' della serie A, e quindi non lo so, mi ha lasciato molto esterefatta della serie. Ho letto tutto questo per cosa? Cioè, mi ha deluso per tanti aspetti, che adesso in caso vi lascio il wrap up dove ve ne parlo. 6, la più grande sorpresa. Sicuramente in questa prima parte del 2018 ho avuto un sacco di sorprese a livello proprio di letture. Cioè proprio mi si è aperto un mondo perché appunto mi sono avvicinata anche a altri generi. Quindi ho avuto tanto per cui sorprendermi, però quello senza dubbio è sicuramente Zero Calcare, anche perché come vi dico nel video dove ve ne parlo, c'avevo un po' di paura, un po' di problemi con i suoi disegni, quindi insomma vi lascio il video dove ve ne parlo. E niente, sono contentissima finalmente di essermi avvicinata perché lo trovo favoloso e la sua storia che poi appunto è una biografia, la trovo geniale, è bellissima. Io sono, poi l'ho conosciuto, lui è così carino, è coccoloso e basta. 7, nuovo autore preferito. Io qui vi recito l'autore di La città degli orsi, quindi Frederick Bacon, anche perché so che sono stati pubblicati tanti suoi libri qua in Italia, quindi sicuramente recupererò altro di suo, mi è piaciuto tantissimo, quindi assolutamente lui. E poi Andor Marai, del quale ancora completamente ho letto soltanto le braci, ma sto leggendo un altro suo libro, mi è piaciuto tantissimo. Io credo che qui abbia fatto tanto anche il libro, nel senso la storia delle braci mi ha colpito proprio in prima persona perché parla di un'amicizia, quindi cioè, nel periodo che lo stavo leggendo proprio mi ha colpito tanto, ma credo, cioè lo stile di scrittura, le descrizioni ci sono ma non sono troppe, tutto quello che dice, che parla non è superficiale, tutto serve, mi è piaciuto tantissimo, essenziale, non so nemmeno come descriverlo, mi è piaciuto un sacco. E poi molto delicato, nonostante i temi che tratta, in questo caso l'amicizia così importante e anche in modo brutto perché si parla della fine di un'amicizia, quindi bello. La nuova fictional crush, quindi c'è la mia nuova tipo la nuova cotta letteraria, e qui sono in difficoltà perché sinceramente non mi sono innamorata di nessuno, se non che non è proprio un nuovo, però diciamo che ho fatto una pausa di circa un anno di manga e quindi mi ci sono riavvicinata appunto all'inizio di quest'anno quando ho fatto un recuperone di tanti volumi che erano usciti di One Punch. E io vi devo dire che sono stra ultrissima innamorata di Saitama. Cioè Saitama è il protagonista e lui è questo pelatone qui. È questo pelato. Me lo metti a fuoco per piacere. Ok, è lui, questo pelato qui. E, che ha la maggior parte del tempo la faccia da tonto, da fesso. Però io lo stramo. Mi piace tantissimo, mi piace la sua ironia un po', credo mi piace anche il manga. Cioè non è che sono innamorata lui come di figaggine, anche se qui è molto figo. Gianna, tu che sai della mia avventura al di là di YouTube, pelato. Ok, basta, smettiamola, vi prego, perché sennò da piangere. Comunque insomma, cioè, non è un personaggio figo della serie, dico oh mio Dio guarda quanto è figo, ma mi piace proprio come personaggio, anche se in realtà è molto fuori dai canoni di tutto ciò che è, anche perché
il manga vuole essere una parodia di shonen, ok? E mi piace tantissimo, io lui lo trovo, mi piace davvero tanto, tutte le volte che leggo che compare lui, ah! Mi piace un sacco, mentre, altra categoria, quindi 9, altra domanda, quindi passiamo alla 9, i nuovi personaggi preferiti. Qui ritorna la città degli orsi, dove ho incontrato un sacco di personaggi che mi sono piaciuti tantissimi, uno in particolare mi è proprio entrato, ovvero Benjamin, vi cito solo lui perché ci sto mettendo una vita a fare questo video, siamo già a 15 minuti, andiamo avanti. E poi sinceramente anche perché non saprei chi citarvi, davvero, cioè perché ho letto cose che mi sono piaciute, però dirvi proprio un personaggio che mi ha colpito tanto, mi è difficile, è un po' brutto, ma al momento mi viene solo Benji, del quale sono sicura al 100% che mi ha parlato, che mi è proprio piaciuto, quindi vi cito soltanto Benji. Vabbè, 10. Un libro che mi ha fatto piangere, anche qui sono stata in difficoltà, perché non credo di aver letto per niente quest'anno. Però sono sicura al 100% che qualche lacrimuccia per la serie di Orange l'ho versata senza ombra di dubbio, perché è una serie che parla di un ragazzo che vuole suicidarsi ed è il tentativo dei suoi amici, attraverso delle lettere che gli arrivano dai loro stessi del futuro, di salvarlo. E quindi è una serie molto commovente, molto toccante, e quindi sì, una lacrimuccia ci è scappata sicuro, anche più di una, sicuramente. Poi, 11, miglior adattamento cinematografico visto quest'anno. Io quest'anno. Allora, non credo di aver visto se non Assassino sull'Oriente Express, del quale c'è anche il libro, che tra l'altro ho visto, ho letto anche il libro, e però non credo sinceramente che sia il migliore, anche perché non ho termini di paragone, perché ho visto soltanto quello di cui dopo ho recuperato anche il libro. Purtroppo io chiamami col tuo nome, ancora non ho visto, non ho letto nemmeno il libro. Andiamo avanti. Quindi questa rimane vuota. 12 cover più belle. Io qui vi mostro le copertine di La Passe Miroir, ovvero La Traversa Specchi, quindi Fidanzati d'inverno, che trovo che siano davvero bellissime, mi piacciono. Sono contenta che nella versione francese abbiano tenuto, cioè sono contenta che nella versione italiana abbiano tenuto le copertine originali, e niente, le trovo davvero bellissime, anche il dietro è tutto curato, è tutto giusto, mi piace un sacco. E poi vi mostro anche questo manga, che io amo la copertina, la trovo bellissima, un po' per colori, un po' perché lui, cioè, è scheletroso, cioè mezzo scheletro, mi aveva incuriosito un sacco. Io poi adesso so di cosa parla e quindi so perché è così, ma vi faccio un piccolo spoiler, farò un focus on di lui dove vi parlo di questo manga, e quindi niente. Le domande erano finite, fatemi sapere voi se avete letto qualcuno di queste cose, siete d'accordo con me o no, fatemi soprattutto sapere se e cosa invece per voi le vostre risposte a queste domande. E niente, io ringrazio ancora Roberta per avermi taggata e noi ci vediamo in prossimo video.